Dio mio, un intero attimo di beatitudine. Ed è forse poco, seppure nell'intera vita di un uomo. Oddio, che palle. Ma è possibile che per te anche musica al contemporaneo non va oltre gli anni 60? Spiegamela tu la musica, Silvia. Spiegami la musica, l'arte, la poesia, la fantasia. Cosa? Parla ad alta voce, Luca. Non ti capisco, non ti sento. Spiegamela tu l'arte, Silvia. Tu e le tue amiche radical chic del cazzo, che hanno un orgasmo soltanto quando ascoltano quell'orrida musica elettronica. Che hanno smesso di credere nell'amore perché gli uomini sono tutti stronzi, sono tutti bambini, e che vanno col finto trasandato, sensibile e con un conflitto interiore grosso così. Dalle ossessioni delle tue manie supererò le correnti gravitazionali. E adesso basta con i miei amici radical chic. La verità è che ti riempi la bocca di banalità e di luoghi comuni perché hai il terrore di apparire normale. Che poi è quello che sei, normale. Una ragazza meravigliosamente normale. Il tuo problema è che sei un insicuro cronico. Non credi in te stesso e giudichi chiunque perché sei diventato rancoroso. E sappi che sei inutilmente rancoroso perché il mondo non ti calcola. Il problema siamo noi. Tu mi odi e io non ti sopporto. Io penso che quello che dovevamo viverci ce lo siamo vissuto. Però mi sono stufata, Luca. Io voglio stare bene. Guarda che se hai un altro puoi anche dirmelo, eh. Avresti tutta la mia comprensione. Dillo che lo ami! Dillo che lo ami! Dillo! Sì, che lo amo. Dillo che lo ami! Sì, che lo amo! Dillo che lo ami! Dillo che lo ami! No, Luca. Lo sai che non c'entra niente. Senti, basta. Prima che ricominciamo ad insultarci me ne vado, eh. Le chiavi della macchina. Luca, spicciati che stiamo facendo tardi, su. Senti, ma è necessario che io venga con te, eh? No, perché stavo leggendo una cosa ma interessantissima, lo sai che ci veramente. Dai. Stavo leggendo una cosa interessantissima sul tropismo animale. Non ho mai avuto una grande devozione di Carina, ma su Francesca ha ragione, è una diavolessa meretrice. Paola le aveva detto che era una falsa, lo fa con tutti i dronisti. Paola e Daniela non sono quasi mai d'accordo, ma su Francesca si trovano perfettamente. Daniela è una donna panciuta sulla quarantina e quando si incazza le si gonfia la vena sul collo. Daniela fa schifo un culo, ma quanto mi fa sesso. Ma che hai? Sei così silenzioso? No, niente. E dai, che hai? Dai che mi fai sbandare, non ho niente, non ho. Dai, dimmi che hai. No, è che volevo sapere, no, ma io e te, no? Nel senso... Hai che hai visto? Avevo capito. Voglio sapere se mi concederò. Se io e te a breve faremo l'amore. Tipo, sì. Ma che ti credi, che noi uccellini siamo dei fanatici integralisti? Certo che faremo sesso.
No, era per non essere materiale, capisci? Non volevo essere materiale. Ma cosa pensi? Che io non abbia voglia? Sarebbe un problema per te se facessimo sesso anale? Che? Ho fatto parte del pubblico di Uomini e Donne, svariate volte. Ma nelle puntate che contano, quelle dove il tronista sceglie l'amore della sua vita, dopo tante uscite che si chiamano anche esterne, non mi avevano mai chiamato. Forse perché non intervenivo mai. Tutti dicono al pubblico parlante, fate presto voi a parlare, che se le sedute lì vi pagano pure. Maria si incazza sempre quando dicono così le persone che non sanno e ribadisce che il pubblico non viene pagato, perché chi interviene uomini e donne lo fa perché nella vita ha deciso di schierarsi, prendere posizioni e dare consigli ai propri simili. Non so come te la cavi, è peggio, Dobbiamo controllare questo, quello a cui noi dobbiamo stare attenti, pertinenza della fede nelle esigenze della vita, questo è il punto. Cosa diceva Don Giussano? La fede è l'elemento radicato nell'esistenza di ogni uomo. È inutile che ci accusino di ingerenza. Io, ad esempio, nell'azienda di mio padre ho portato la mia esperienza di Boy Scout. Ho fissato 3 elementi che ogni operaio deve rispettare. Formazione del carattere, abilità, manuali e assistenza al prossimo. No, va benissimo. La mia domanda è, scusami, rispetto all'omosessualità, qual è il vostro parere, la vostra opinione? Uno può avere i rapporti di ordine amoroso che preferisce nei confronti dell'altro sesso, basta che non abbiano rapporti sessuali. Scusami. Ti prego, portami via. Claudia, mi dispiace, ma ce ne dobbiamo andare. Sì, no, c'è proprio una forte nausea, scusa. Oh. Non ti bacio, scusami. Va bene. Ciao. Sì. Niente, che potrebbe aver contratto la crepa. Ma certo, tesoro, non ti preoccupare. Te li saluto io, ragazzi. Luca, mi raccomando, sabato abbiamo la cena dai miei. Ricordati di portare il certificato di cresima. Comunque io ci sarei sempre voluto andare alla puntata della scelta, quando si formano coppie bellissime, cadono i coriandoli argentati sugli innamorati che ballano e parte la musica, allora le vecchie del pubblico si squaglia il cerone e gli si leva tutto il rimmel e fanno ancora più schifo e a me fanno sempre più sesso. Basta, Luca, basta, falla finita. Sei adulto o no? No. No? Allora impari a risolvere i tuoi problemi da solo, per favore. No. Falla finita. Oh, è l'ultima volta che vieni a dormire a casa mia, Non ti ci voglio più. E che cos'è? Basta. Lasciati i pantaloni in un cortile, ho perso anche una mano in un vicolo, era un pomeriggio di aprile, gli occhi me li ha portati via una donna grassa a forza di guardarla, le labbra le ho lasciate tutte e due su un'altra bocca o su una fontana che a essere prudenti non si tocca, ma mi brucia come un vecchio fulminante, o muori tu o muoio io. Da oggi Roma avrà un altro Dio, io me ne vado via, io me ne vado via. Dove chiudendo gli occhi senti cani abbaiare, dove se apri le orecchie non le chiudi dalla rabbia e lo spavento, ma ragioni giusto seguendo il volo degli uccelli e il loro ritmo lento. Dove puoi trovare un Dio nelle mani di un uomo che lavora e puoi rinunciare a una gioia
con una sottile tenerezza, dove puoi nascere e morire con l'odore della neve, dove paga il giusto chi mangia e chi beve fa l'amore, dove per Dio la giornata è ancora fatta di 24 ore, puoi uccidere il tuo passato col Dio che ti ha creato, guardando con durezza il loro viso, con la forza di un pugno chiuso e di un sorriso, e corri insieme agli altri ad incontrare il tuo futuro, che oggi è proprio tuo, e non andar più via, e non andar più via, e non andar.